Eraclito è sempre stato una figura singolare, a sé stante. C'è una frase affissa da Heidegger sulla porta del suo rifugio nella foresta nera. È un frammento eracliteo scritto in greco. La sua traduzione italiana è: il fulmine governa ogni cosa. Espressione molto singolare. Con essa non si intende Zeus saettante che governa l'intero mondo, ma il fulmine stesso. È il fulmine a dover governare. Das plötzlichste, das unstatteste, das flüchtigste. Ciò che è più improvviso, volubile e fugace di un attimo, deve determinare il corso tranquillo di tutte le cose. L'evento dell'improvviso chiarore e del ritorno nell'oscurità. Eraclito depose il suo libro nel tempio di Artemide. Alcuni credono che lo avesse scritto volutamente in forma oscura perché fosse accessibile solo a chi ne avesse la capacità. Über Heraklit zu sprechen ist für jeden Parlare di Eraclito è straordinariamente affascinante, non soltanto per un professore di filosofia, ma per ogni uomo di pensiero, anche se il suo libro ci è noto solo in frammenti. Nell'antichità Eraclito era già uno dei più famosi pensatori dell'epoca greca. Il suo nome era l'Oscuro, perché le sue affermazioni presentavano una brevità epigrammatica. Esse avevano un tono molto singolare, frammentario, e tuttavia sempre suggestivo. La via in su e la via in giù sono una e la medesima. Non bisogna comportarsi come figli dei padri. Se le cose si mutassero in fumo, a distinguerle basterebbe l'olfatto. Una è la sapienza, conoscere la mente che per il mare del tutto ha segnato la rotta del tutto. So kam es, dass auch im Altertum schon, vor allem Plato, sich auf già nell'antichità, soprattutto Platone, si è richiamato ad Eraclito. Questo si è ripetuto in particolare nello sviluppo della moderna cultura tedesca con Hegel, Nietzsche ed Heidegger, tre grossi pensatori che in un certo senso hanno visto in Eraclito un vero ideale di profondità speculativa. Fa ormai parte della tradizione filosofica quanto Hegel ha detto. Non c'è alcuna affermazione di Eraclito che io non abbia colta nella mia logica. È però difficile approfondire lo studio dei testi tramandati, perché si tratta solo di frammenti. Non disponiamo di un testo unitario, anche se dobbiamo ammettere che si trattava di un testo coerente, unitario, e non certo di aforismi, come si è pensato di Eraclito, ancora verso la fine del XIX secolo, sotto l'influsso di Nietzsche. Von Heraklit gedacht hat. Ich will den Satz einmal lesen. Es ist das Fragment 1. Vorrei leggere questa frase. Si tratta del primo frammento della raccolta dei presocratici, a noi nota, che oggi, pur invecchiata, è assolutamente di uso comune. Nel frammento si afferma: lautet tude logo tude ontos a ai axine tai ginon tai anthropoi.
cae postum e accusae, cae accusantes to protum. Von diesem Logos, von diesem Rede, die wir hier haben, non intendono gli uomini questo Logos, questo discorso che è sempre, né prima di udirlo, né quando una volta lo hanno udito. Aristotele si pose qui una domanda. Dove va collocato questo sempre? Si tratta del Logos che sempre è? Oppure si tratta di quel Logos rispetto a cui gli uomini sempre sono privi di comprensione? Se si legge la frase in questo modo, del Logos che sempre è e di cui gli uomini sempre sono privi di comprensione, e la si ascolta in greco, allora non si avverte più dove collocare la parola sempre, ai, tanto essa appartiene ad entrambi, ossia al Logos e agli uomini. Una circostanza molto singolare. Qui Aristotele poteva pretendere una punteggiatura corretta, perché egli era già un lettore più che un ascoltatore. Potrebbe forse non essere a tutti noto che la punteggiatura, la virgola, il punto, eccetera, non esisteva affatto all'origine della cultura greca. Essa è un aiuto nella lettura per coloro che ne hanno bisogno e non era necessaria alla viva sensibilità di un ascoltatore greco, se il lettore, l'oratore, erano realmente dei buoni oratori e sapevano quello che diceva. Il libro di Eraclito inizia dunque così. Questo Logos, la maggior parte degli uomini non lo intendono, e persino quando hanno ascoltato il messaggio che in esso si rivela, essi rimangono sempre privi di comprensione. E il testo continua. Versuchen, auseinanderzusetzen. Hokoion ego diegoemai kataphysen diheireon hekaston kai fratzon hokos echai. Indem ich. Io espongo, distinguendo, secondo la sua natura, ogni cosa e mostrando come è. Das verspricht nicht gerade tiefsinnige. Non si coglie a una prima lettura la profondità di questo frammento. Si dovrebbe però essere diffidenti e chiedersi se questa frase sia realmente così ingenua come suona. Ognuno, infatti, ogni qualvolta inizia un discorso, può dire: io voglio esporre e dire ogni cosa esattamente come essa è. Ma se il seguito di questo libro, il discorso che qui si avvia, è invece qualcosa di diverso dal semplice distinguere le singole cose l'una dall'altra e dal dire come esse effettivamente sono, se in quello che segue viene detto quello che è sempre diverso, tutte le cose sono in fondo uno, sono l'identico, allora si coglie la profondità di un pensatore come Eraclito. Alles dasselbe. Dann egli, per così dire, dietro il modo pedante di parlare, io intendo esporre tutto esattamente come è, distinguendo tutto, vuole dire, poiché tutte le cose sono uno. Wenn er in Wahrheit sagen will, denn alles ist eines. Non intendono gli uomini questo Logos, questo discorso che è sempre, né prima di udirlo,
né quando una volta lo hanno udito. E per quanto le cose si producano tutte seguendo questo Logos, è come se non ne avessero alcuna esperienza, essi che di parole e di opere fanno pure esperienza, identiche a quelle che io espongo, distinguendo secondo la sua natura ogni cosa e mostrando come è. Ma agli uomini sfugge quello che fanno da svegli, e di quanto fanno dormendo non hanno il ricordo. Immortali, mortali, mortali, immortali, viventi la morte di quelli, morenti la vita di questi. La stessa cosa sono il vivo e il morto, il desto e il dormiente, il giovane e il vecchio. Questi mutando trapassano in quelli, e quelli ritornano a questi. Morte è quanto vediamo da svegli, sogno quanto vediamo dormendo. Non intendono come da sé discordando se costesso concordi. Ciò che contrasta concorre, e da elementi che discordano si ha la più bella armonia. Armonia che da un estremo ritorna all'altro estremo, com'è nell'arco e nella lira. L'arco ha dunque per nome vita, e per opera morte. Bios, c'est à la fois la vie et l'arc, qui est l'arme de mort. Et par conséquent, Héraclite, dans un Bios fragment, è ad un tempo la vita e l'arco, che è arma di morte. Heraclito dunque in questo frammento ci fa toccare con mano che la vita e la morte sono i due termini opposti, sono i due contrari la cui tensione crea insieme il discorso su Bios, su Thanatos, la morte, e su quest'arma, quest'arco, poiché lo stesso arco, secondo il modo di parlarne che si ha in Omero, che egli conosce bene, che tutti i greci conoscono, è anche la lira, è anche lo strumento musicale. Dunque, un'arma che uccide, uno strumento musicale che canta e che rappresenta la voce melodiosa per eccellenza, la voce delle muse. Ebbene, è là che si trova racchiusa questa cosa condensata che è il rapporto fra la vita e la morte. La morte e la vita rinviano l'una all'altra. Non ci sono pertanto punti fissi all'interno del linguaggio e nemmeno nelle cose. C'è una logica profonda che dobbiamo cercare di apprendere pazientemente, ascoltando proprio coloro che hanno la saggezza e il sapere di queste parole, coloro che vanno fin nel profondo di queste parole per trovare quel pensiero che governa il nostro pensiero. Signore di cui è l'oracolo in Delfi, non dice e non nasconde, dà un segno. Tutto sta ad intendersi su cosa significa l'ultimo termine,
dà un segno, in greco è semainei, che può tradursi anche accennare, indicare, e che implica probabilmente un linguaggio non verbale. In ogni caso si tratta di interpretare, e l'interpretazione vale perché sia nel caso degli oracoli che nel caso della filosofia di Eraclito la natura ama nascondersi e non esprimersi chiaramente, non dice, ma appunto criptei, nasconde. Tuttavia, se noi intendiamo questa affermazione del frammento come una perfetta simmetria tra il linguaggio degli oracoli e il linguaggio filosofico, cadremo in un grave errore, perché quello che Eraclito vuol dire è che non tutte le cose sono manifeste, anzi ciò che è manifesto per lui non vale niente. Pitagora è preso in giro anche per questo, mi dice tante cose, si perde in tanti particolari di superficie, però non coglie ciò che è l'armonia nascosta, coglie soltanto l'armonia manifesta. Quindi se tutto non si mostra immediatamente, noi abbiamo bisogno di compiere un viaggio, di scendere in profondità, ma questa profondità, mi pare il punto importante, non è un abisso. Vorrei leggere un frammento che spiega esattamente quello che Eraclito intende e che si collega quasi come un commento al frammento sul Signore di Delfi. Dice Eraclito: mettendoti a viaggiare non scoprirai mai i termini dell'anima, anche se tu dovessi percorrere ogni sentiero, tanto è profonda la sua misura. Se dunque l'evidenza non è per Eraclito l'elemento portante della riflessione filosofica, non lo è nemmeno l'abisso, la profondità a cui mai non si giunge. Non è una caduta verticale quella di Eraclito nell'oscurità, è un percorso, una strada di cui noi non conosceremo mai la fine, ma che percorrendo di volta in volta accrescerà l'anima, che facendo per così dire valanga su se stessa diventerà sempre più capace di comprendere quello che è detto. In conclusione, a me pare che il frammento sul Signore di Delfi, che non dice, non nasconde, ma accenna, non abbia di nuovo nessun valore criptico, nessun carattere iniziatico, non rinvii a una filosofia fatta per pochi in linea di principio, ma ad una filosofia che, in quanto richiede sforzo, in quanto richiede una ricerca, la maggior parte degli uomini non ha voglia, interesse, capacità e lungimiranza per voler percorrere. Chi vuole che la sua parola abbia senso deve farsi forte di ciò che a tutti è comune e ha senso, come la città si fa forte della legge e assai più che la città. Le leggi umane traggono tutte nutrimento da un'unica legge che è la legge divina, e tanto può quanto vuole, e a ogni cosa è bastante e a tutte sopravanza. Perché succede per il Logos quello che succede per il Nomos, ossia per la legge della città. Se gli uomini obbedissero a ciò che è comune, obbedissero ai criteri di convivenza che migliorano la cooperazione, le città sarebbero ben governate.
Invece, siccome ciascuno pensa e presume nella sua opinione e quindi nel suo modo privato di vedere le cose di aver ragione e quindi si comporta anche in questo come uno che dorme, vive nel suo universo privato senza contatto con gli altri, ecco che succede che è miope, finisce per non vedere ciò che è importante, finisce per non capire, come dice Eraclito in un frammento, che l'anima è un ragionare che alimenta se stesso, cioè è qualche cosa che cresce tutte le volte che noi la mettiamo in attività. In sostanza gli uomini sono miopi anche perché si comportano nel pensare, nel percepire, perché il pensiero e la percezione non sono staccati, in maniera tale da avere ciascuno, come nel Far West, una maniera di farsi giustizia da soli. Cioè, piuttosto che entrare in collaborazione e in rapporto attraverso toxinun, ciò che è appunto condiviso da tutti, ognuno pensa di procedere nelle sue visioni del mondo, nel suo agire nei rapporti con gli altri, cioè nella politica, in maniera isolata. La crisi, diciamo, della politica intesa come convivenza è parallela per Eraclito alla crisi della conoscenza. Per questo probabilmente la tradizione gli attribuisce questi tratti di individuo scorbutico e solitario che si ritira addirittura in montagna a mangiare erbe e che sopravvive lontano dal consesso degli uomini. Huc emu alatu logu accusantos, homologain sophonestin hen panta einai. Es ist nicht meine. Non a me, ma dando ascolto al Logos, seguendolo, seguendo ciò che è saggio, il vero, si può dire: tutte le cose sono uno. Nämlich hin panta einai, dass alles eins ist. Man sieht, già qui si vede immediatamente quale parola di Eraclito sia fondamentale. To sophon. Essa in realtà significa il saggio. Ciò che sa l'uomo saggio è dunque il vero. Es ist faszinierend zu sehen wie Heraklit diese. È affascinante vedere come Eraclito immagini chiaramente, in innumerevoli varianti, questo suo unico identico messaggio. Per questo egli dice che non è mai lo stesso il fiume in cui ripetutamente ci immergiamo. E può anche parlare del fiume che è sempre lo stesso nonostante acque diverse scorrano verso di noi scrosciando. Oppure può parlare della velocità con cui mutano le cose, come all'improvviso cambi lo scenario della realtà. Chiaramente la guerra e la pace non rappresentano la totalità della realtà, ossia l'uno inteso come la guerra che in un primo momento domina, oppure l'uno inteso come la pace che sopraggiunge. In verità entrambe sono l'uno, il pericolo della guerra insieme all'impegno per la pace. Questa è la vita umana. Eraclito ha vissuto, come si sa, in un mondo in cui la guerra costituiva un pericolo. Egli viveva sulla costa dell'Asia Minore. Qui era già molto sentito il peso del nascente dominio persiano, che dopo pochi decenni doveva portare alla perdita della libertà politica
delle fiorenti città commerciali della costa. An der Küste Kleinasiens dazu führen sollte. In questa situazione coglierei soltanto la singolarità di quello che Eraclito ci dice. Egli parla del fiume, di come tutto in esso scorra, e questo è stato interpretato, molto probabilmente in maniera piuttosto unilaterale, dai pensatori successivi. Secondo loro Eraclito avrebbe insegnato la dottrina dello scorrere di tutte le cose. Se consideriamo però i frammenti, vediamo che egli ha insegnato la paradossalità, secondo cui l'acqua sempre diversa, che scende scorrendo lungo il letto del fiume, è sempre una e una stessa corrente. Stesso fiume, entriamo e non entriamo, siamo e non siamo. Il fiume in cui entrano è lo stesso, ma sempre altre sono le acque che scorrono verso di loro, e anche le anime sono evaporazioni delle acque. Morte delle anime è diventare acqua, morte dell'acqua diventare terra, ed è dalla terra che si fa l'acqua e dall'acqua l'anima. Uomo ubriaco, un fanciullo lo guida. Il piede gli vacilla e non sa dove mettere il passo. Egli ha umida l'anima. L'anima secca è di tutte la migliore e più saggia. Bisogna sapere che la guerra è presente in tutte le cose, che la giustizia è conflitto e che tutto accade necessariamente come frutto di una lotta. Il conflitto, Polemos, è padre e re di tutte le cose. Gli uni rivela come dei, gli altri come uomini, gli uni fa schiavi, gli altri liberi. Allora, Eraclito nous parle du conflit dans plusieurs fragments riches. Eraclito ci parla del conflitto in molti frammenti ricchi e importanti su Polemos, il dio della guerra, e in particolare nel frammento 80, dicendo: se la necessità esiste, è la guerra, che è l'elemento comune, e la giustizia, che è discordia. E tutto ce qui se fait. E tutto ciò che si fa seguendo la discordia e tutte le cose che ne conseguono sono delle necessità. Si ritrova dunque necessità alla fine e all'inizio c'era, se c'è necessità. L'equilibrio allora è molto importante per situare il posto della guerra e questa trasformazione della guerra in giustizia che è discordia. Alors cette guerre qui est le principe fondamental, la questa guerra indicata come il principio fondamentale, la pulsazione prima ed ultima rinvia all'ambiente, al contesto sociale, alla situazione di quelle città ioniche incessantemente in guerra. Sans cesse en guerre avec elles-mêmes. Nous les imaginons comme des. Noi le immaginiamo come città calme, prospere, dedite al commercio, ma ogni volta che abbiamo informazioni sulla loro vita politica, scopriamo delle trasformazioni brutali e violente, delle rivoluzioni.
I greci conoscono infatti nelle loro città uno stato di guerra permanente, partito contro partito, non soltanto i ricchi contro i poveri, ma anche gli oligarchici contro i democratici contro coloro che si schierano con un tiranno moderato. E ci sono poi tutta una serie di prese, di posizioni, di persone che si fronteggiano, poiché la politica è effettivamente il luogo di tale fronteggiarsi. Et par conséquent, Eraclite va nous introduire au sens de dique. Pertanto Eraclito ci introduce al senso di dike, la giustizia, e ci fa comprendere che attraverso dike, attraverso la giustizia, c'è sempre discordia. Non ci può essere niente di giusto senza l'ingiusto. Non ci può essere concordia senza discordia. Et par conséquent, la guerre, comme principe fondamentale. Di conseguenza la guerra è il principio fondamentale. In un senso immediato è vero che ci si uccide, che ci si sgozza e che il sangue scorre nelle poleis, ma è anche il principio stesso del pensiero e del linguaggio. Il linguaggio è fatto di discordia e la giustizia delle parole riposa sull'ingiustizia degli opposti e dei contrari, gli uni in rapporto agli altri. Tutto ciò che in Eraclito ci conduce verso il pensiero deve essere pensiero dello scontro, deve essere pensiero del conflitto, deve essere costruito su una logica degli opposti, dei contrari, e non si può in nessun momento arrestarsi e dire è finita, abbiamo trovato la pace, la serenità, perché la pulsazione stessa del pensiero dell'uomo è questo movimento, ed è qui effettivamente che Eraclito è Eracliteo. Wo erleben wir das? Dove possiamo avere esperienza di ciò che accade all'improvviso? Ed è il più profondo ed insolubile degli enigmi. A questo proposito direi, a tutti può venire in mente il sonno e la veglia. È qualcosa di straordinario che risvegliandosi si sia già, come si dice in tedesco, bei sich, presso se stessi, o perlomeno si giunga a sé. Questo accade anche quando svenuti si riprende conoscenza. Vi è un altro processo del divenire altro, parimenti certo e definitivo. Si tratta della morte, la quale trasforma in cadavere l'essere vivente. Prendiamo un frammento che chiarisce in modo pregnante quello che ho affermato. Esso è molto interessante anche dal punto di vista linguistico. Der Text lautet: Anthropos en euphrone phaos haptetai herauto. Erstmal heißt einmal so weit. Der Mensch in der. Questo passo vorrebbe dire: l'uomo accende a se stesso una luce nella notte. Apospestais opsais. Wenn die Augen. Quando essa è spenta nei suoi occhi. Plötzlich springt das Trivialste. A prima vista emerge la cosa più ovvia del mondo, che un uomo si accende una luce nella notte. Ma qui il significato è completamente diverso. Quando essa è spenta nei suoi occhi. Ciò può accadere perché gli occhi sono chiusi per il sonno o perché li ha spenti la morte. Continuiamo a leggere. Hinter diesem apostespestais obsais. Qui c'è una parola che io tralascio subito per non complicare la comprensione del testo. Come continua questo frammento? Zum de haptetai tetne utos heido. Vivo
è a contatto col morto quando dorme. Tutti sanno che del dormiente si dice dorme come un morto. E noi parliamo anche metaforicamente del sonno eterno in cui sprofonda colui che sta morendo. Ripeto, vivo è a contatto col morto. E Grigorus hatte dei Heudontas. Desto è a contatto col dormiente. Di nuovo emerge qualche cosa di singolare. Dapprima il vivo nel sonno profondo è a contatto con la morte e da desto è a contatto col dormiente. Und im Hintergrund steht offenkundig Tod. Sullo sfondo sta chiaramente la morte, intesa come lo stato ultimo e definitivo che sopraggiunge all'improvviso. Cosa ci dice questa frase? Secondo me ci troviamo di fronte ad un'esperienza particolarmente importante, ossia la separazione misteriosa di ciò che è misteriosamente inseparabile, la veglia e il sonno, il sonno e la veglia, l'essere vivo e l'essere morto, la morte e la vita. Wir werden wohl kaum sagen können, dass dieser ruhige Rhythmus. Non potremo certo affermare che il ritmo tranquillo del passaggio dalla veglia al sonno e viceversa dal sonno al risveglio, all'essere svegli, corrisponda pienamente al mistero della morte, della definitiva e irreversibile cessazione della vita. Eppure i vivi e i morti forse conservano ancora un'inseparabile unità. Dobbiamo però guardarci dall'assimilare tutto ciò al concetto dell'immortalità relativo al messaggio cristiano della resurrezione dei morti. Il fuoco, come l'oro e come l'anima, del resto, sono entità che mutando restano simili. Il fuoco guizza, ma è sempre lo stesso, cambia forma, ma mantiene la sua identità. L'oro, come detto in un frammento che riflette la presenza, fra l'altro, di una società fortemente segnata dal danaro, è ciò che si scambia con tutte le merci, così come tutte le merci si scambiano reciprocamente con l'oro. Vorrei leggere il frammento. Tutte le cose sono scambio equivalente per il fuoco e il fuoco per tutte le cose, come i beni lo sono per l'oro e l'oro per i beni. Ora, questo testo pone dei problemi filosofici importanti. Se il fuoco e l'oro sono tra loro equivalenti di tutte le cose, si può dire che il fuoco o l'oro o qualunque archè o principio siano un fondamento, che abbiano una persistenza e che quindi siano una base su cui il mondo poggia? Qua si è dibattuto molto, la mia opinione è che non siano un fondamento nel senso in cui verrà inteso più tardi quando si parlerà di sostanza, usia o ipokemenon, di qualche cosa che regge il mutamento, perché la natura del fuoco, del danaro, nello scambio reciproco con tutte le cose, è di essere appunto qualche cosa che muta mentre diviene.
Per questo mi sembra sbagliato, ad esempio, come ancora si dice, come tutti i manuali fanno, contrapporre la filosofia di Eraclito in quanto filosofia del divenire scomposto, fluviale, senza punto d'arresto, con la filosofia dell'essere immobile di Parmenide. Non c'è certamente in Eraclito nessuna fissità, non c'è un momento in cui io possa dire qualcosa è. Il giovane contiene in sé il vecchio e il vecchio ha dentro di sé la sua giovinezza. Vorrei dire, e non è una curiosità questa, che nel mondo di Eraclito l'uso di questa analogia dell'oro o del danaro per indicare lo scambio in rapporto ai beni e alle merci è fresca, perché la moneta è stata inventata, anche se a noi sembra qualche cosa di ovvio, soltanto attorno alla metà del VII secolo, quindi è passato poco tempo dalle transazioni fatte attraverso l'oro o il metallo, l'elettro, questa miscela, questa amalgama di oro e di argento o altri metalli. Per cui la presenza che doveva colpire Eraclito di questa ricchezza che circolava molto nella sua città, soprattutto dopo che i persiani avevano distrutto Mileto, che era la grande concorrente, questa presenza di una borghesia ricca, come è stato detto da un interprete, potrebbe spostare anche il problema dal punto di vista politico, perché oi polloi, in molti, sono sempre stati intesi come i democratici, come il demos, il popolo, e invece non è da escludere, io stesso non escluderei che questa espressione si riferisca, termine borghesia certamente improprio, ma a una classe agiata che prende il potere e che vuole scalzare forse quella vecchia aristocrazia a cui Eraclito apparteneva in quanto discendente da una famiglia che deteneva il sacerdozio. Tutte le cose sono uno scambio del fuoco, e il fuoco uno scambio di tutte le cose, come le merci sono uno scambio dell'oro, e l'oro uno scambio delle merci. Se agli asini fosse dato di scegliere, a loro preferirebbero lo strame. Mutazioni del fuoco, da prima mare, e dal mare una metà terra e una metà fiamma in cielo. Il sole ha la larghezza di un piede umano. Bisogno e sazietà è il fuoco. Il fuoco verrà e giudicherà tutte le cose. Quest'ordine universale, il medesimo per tutti, né alcuno degli dèi lo fece, né alcuno degli uomini, ma fu sempre, è e sarà un fuoco sempre vivo, che di misura si accende e di misura si spegne. Guardando la tradizione, si vede che in essa si parla
del pur phronigon, del fuoco della ragione. Esso significa che il soffio della vita viene immediatamente pensato insieme al sorgere della coscienza e della coscienza pensante. Questa è certamente la conclusione che nel complesso si può trarre dalla dottrina eraclitea. Eraclito ha riflettuto sull'essere, ne ha visto gli aspetti mutevoli e ha visto anche come essi rimandino tutti al fatto che dal cambiamento finisce sempre per emergere l'uno e il mistero della vita, ossia l'essere desti e il dormire, il vivere e lo spegnersi della fiamma della vita. So etwa würde ich glauben, könnte man in einer durchgehenden Interpretation erst einmal versuchen. Così penso si potrebbe vedere quali strade interpretative apre la lettura che nasce dalla visione diretta del pensiero di Eraclito. Se si fa questo, io ho appena pubblicato un ampio lavoro su questo problema, si potrà comprendere perché Eraclito abbia così tanto attratto il pensiero e in particolare la storia del pensiero tedesco, così caratterizzata dal problema e dal mistero dell'autocoscienza e della coscienza. Che cos'è la coscienza? È qualcosa da osservare e misurare con i metodi della fisica? Noi oggi possiamo misurare benissimo persino il passaggio della corrente nelle nostre cellule neuronali e nel nostro sistema nervoso. Ma possiamo misurare il pensiero? Possiamo misurare la coscienza? No. Con questo sistema noi potremo misurare soltanto ciò che avviene nella natura materiale dei processi di mutamento dati di volta in volta. È fin troppo evidente che essi non equivalgono al costante e fluente modificarsi dei pensieri nella nostra fantasia e nelle nostre rappresentazioni. E quindi è comprensibile, credo, come proprio i grandi metafisici, per esempio Hegel, fossero tanto attratti da Eraclito, dal mistero dell'unità nel molteplice. E comprendo anche perché Platone fosse così attratto dall'unità del molteplice e dal suo convergere verso l'unità. Dunque si potrebbe e dovrebbe tentare di collocare Eraclito nel mondo greco, come in una certa misura ho tentato io. E si potrebbe e dovrebbe tentare di considerare sempre Eraclito un testimone fondamentale, un impegno del pensiero, un enigma costante della nostra coscienza esistenziale in filosofia e nell'esistenza, la quale racchiude in sé il mistero della vita e della morte.